Vince lo Spezia a Lanciano grazie a due gol nei finali dei rispettivi tempi di gioco e ora la squadra spezzina potrà concentrarsi agli spareggi per la massima serie, ma poco importa la sconfitta virtussina tra le mura amiche al pubblico frentano che applaude i rossoneri per l'ultima apparizione in casa del torneo, il terzo in serie cadetta, e l'anno prossimo sarà il poker. Novità in casa Virtus: in difesa c'è Nunzella, a metà campo Vastola, capitano per l'occasione e migliore in campo al 90°, con Bacinovic e il giovane Agazzi. Sul fronte d'attacco tocca a Monachello con Piccolo a destra e Tiam a sinistra. Lo Spezia dell'ex Pippo De Col scende a Lanciano per fare punti e al seguito dei bianconeri di Bielizza anche una cinquantina di sostenitori liguri. Ambizione diversa in campo, non c'è dubbio, ma ne uscirà fuori una gara certamente godibile e non priva di occasioni da rete, soprattutto nei primi 45 minuti di gioco. La prima conclusione della contesa è di Piccolo, al secondo che calcia in porta e Chighizzola interviene senza patemi. Al sesto il primo acuto spezzino, incursione di Scitum, ma Conti mette in corner. Dagli sviluppi del calcio d'angolo Kurzic prova a sorprendere tutti, ma la retroguardia frentana si salva e Nunzella è provvidenziale in questa fase. Bella anche la discesa di Andrea Conti sulla destra al minuto 11, abile anche a disegnare una traiettoria filtrante in area di rigore per il senegalese Tiam, ma la conclusione del numero 9 è alta. Ancora Spezia pericoloso, sempre da calci da fermo. Punizione di Brezovec, minuto 29 dai 25 metri, ma Nicolas neutralizza. Il Lanciano risponde all'attacco bianconero sfoderando una girata a volo di Vastola, minuto 34, ma l'estremo difensore ospite è provvidenziale sul capitano. Sul gong del primo tempo passa lo Spezia, cross dalla destra dell'ex De Colle e colpo di testa di Scitum, vantaggio quindi per i bianconeri. Nella ripresa le occasioni da rete diminuiscono rispetto ai primi 45 minuti di contesa. Subito ci prova dalla distanza Brezovec al secondo, ma la palla è accompagnata in corner da Nicolas. Al 30°, punizione di Nunzella al centro dell'area di rigore per Vastola, che di testa impegna Chighizzola da posizione interessante. Lo Spezia prova a blindare il risultato al minuto 43. In questa occasione comunque bravo Nicolas ad evitare la seconda capitolazione. Seconda capitolazione però che arriva in contropiede ad opera di Giannetti in pieno recupero al 46°. Poi il triplice fischio finale e gli applausi a scena aperta dello stadio Guido Biondi per i ragazzi di Roberto D'Aversa.